Questi 3 giorni di viaggio in Siria hanno permesso di verificare e di scoprire molte cose importanti. Innanzitutto, la base aerea che i russi hanno costruito vicino all'Attakia è un capolavoro di organizzazione e di efficienza. Da qui partono a ritmo continuo i Sukhoi che bombardano le posizioni di Daesh da 4 mesi a questa parte. Cioè le modalità dell'offensiva aerea russa su tutto il quadro delle operazioni belliche. 5.700 missioni in meno di 4 mesi su oltre 10.000 obiettivi militari colpiti. Queste sono le cifre che ci sono state fornite. Poi siamo andati in mare. La Russia qui è sola sulla scena. Questa è la partenza dal porto di Tartus. Nave antisommergibile. Vengono elencati qui tutti i sistemi d'arma di cui dispone la nave. Torpedo, diversi tipi di torpedine e diversi tipi di missile. Sistemi RBU 6000, RBU 6000, 85RU. Torpedine elettrica SET-65, cannoncino da 30 mm modernizzato, quindi è una nave da combattimento vera e propria, che è in azione dal 4 di novembre del 1977 e che è stata varata il 16 maggio del 1980. L'elicottero dimostrativamente si prepara ad alzarsi in volo. I giornalisti sono stati divisi in 2 gruppi. Noi siamo sul ponte superiore. Tutte le compagnie, le catene televisive russe principali sono state trasferite sul ponte inferiore, credo per questioni di ordine, perché siamo in molti. Come si vede, la nave è già a 1-2 miglia di distanza dalla costa. Non sappiamo dove andremo, ma presumibilmente andremo nei pressi della nave o delle navi lanciamissili che presiedono alla copertura strategica delle forze armate russe e dell'aviazione che stanno nella base che abbiamo visitato ieri. I 3 piloti realizzano la tradizionale operazione di verifica, che è più che altro una cerimonia. Anche ieri abbiamo visto ogni volo dei bombardieri o dei caccia è preceduto da una verifica di tutto l'equipaggio, che praticamente tocca con le mani l'apparecchio, in questo caso l'elicottero, per una specie di scaramanzia, evidentemente. Non so fino a che punto è una scaramanzia internazionale, ma certamente lo è qui. È già la seconda volta che la vediamo. Questo equipaggio è composto di 3 uomini. Thank you.
bordo del cacciatorpediniere viceammiraglio Kulakov abbiamo visto l'incrociatore lanciamissili Variag. Queste due navi controllano ciò che sta sotto il mare e sopra il mare, praticamente tutto il cielo e lo spazio aereo siriano. Sul terreno la forza di Daesh risulta pesantemente ridotta, come pure il suo finanziamento attraverso le colonne di cisterne che portavano il petrolio rubato in Iraq e Siria verso il confine turco. Gli aerei russi hanno martellato incessantemente queste colonne, che adesso sono state ridotte di numero e in grande difficoltà. L'esercito siriano guadagna terreno su quasi tutti i fronti. Trasferimento blindato. Tutta la compagnia è stata rivestita di giubbotti antiproiettile. Stiamo andando in una zona che non è tutta sicura. Siamo grosso modo una cinquantina di chilometri dall'Attakia, sulle montagne, e ci hanno fatto uscire dagli autobus per salire su questi mezzi che sono mezzi per spostamento turco. Ci hanno portato a vedere la città di Salma, riconquistata dalle truppe di Damasco una decina di giorni fa. Era in mano ad al-Nusra da 3 anni. Cioè i guerrieri islamici erano a 40 km dalla costa. Il rombo dei cannoni a 10 km di distanza dice che si ritirano lentamente verso la Turchia, ma le linee del fronte sono molte e variegate. Salma, quindi, riassumendo, sarebbe stata liberata alcuni giorni fa dall'esercito siriano in avanzata. L'aviazione russa non ha partecipato al bombardamento della città, qui dicono sia i russi che i siriani che sono stati accesi e prolungati combattimenti. Quest'area era nelle mani dei ribelli da 3 anni. Ci hanno portato fin qui per farci vedere fin dove si spinge il controllo dell'esercito siriano. La linea del fronte, secondo alcune informazioni, è attorno ai 10 km, secondo altre intorno ai 7-8 km. Da questo punto in poi non si procede. I confini, le linee del fronte sono mobili e diversificati. Attraversano zone abitate e addirittura abitatissime come quella di Salma, della provincia di Latakia. Analoga situazione dovunque, anche nei pressi della capitale Damasco. Il general maggiore Igor Konoshenkov, capo dei servizi di comunicazione del Ministero della Difesa russo, respinge le accuse all'aviazione russa di bombardare indiscriminatamente gli obiettivi civili. Noi, dice e insiste, abbiamo numerose fonti di informazione che ci consentono di evitare errore. 30, 40, 50 машин. Gli informatori siriani sul terreno, a cui ora si aggiungono anche altri informatori di altri gruppi armati che stanno passando dalla parte di Damasco contro i ribelli di Daesh. I nostri droni, dice ancora Konoshenkov, a bassa quota sono la seconda fonte di informazione, e poi abbiamo le foto dei satelliti e dei nostri aerei in alta quota ma anche in alta risoluzione. Quindi tutti i movimenti delle forze nemiche sono controllati di ora in ora, e quando abbiamo dei dubbi rinunciamo a colpire. Ovvio che da qui, dalle foto, dai filmati che ci vengono forniti, è difficile, se non impossibile, verificare.
Quello che è certo è il dato politico. Damasco non cadrà. La Russia ha rovesciato come un guanto il campo di battaglia e ha accumulato dividendi politici e diplomatici e anche d'immagine in ampi settori dell'opinione pubblica occidentale. Questo viaggio di oltre 30 troupe televisive straniere non sarebbe stato concepito se i fatti non avessero dato ragione a Putin. Mentre la cosiddetta coalizione occidentale, di cui diversi membri portano la responsabilità della creazione dello Stato islamico, lotta per un altro obiettivo, quello di individuare chi saranno coloro che si siederanno al tavolo negoziale per entrare in una coalizione che dovrà comprendere anche Bashar al-Assad. Per il resto, la coalizione occidentale latita visibilmente ed è ovvio che gli amici non si bombardano. L'impresa di Mosca è anche però molto costosa. Dalla base di Emeim e dallo spettacolo delle navi e degli aerei che partono a un ritmo continuo, 24 ore su 24, si capisce che l'impresa è molto costosa. E Putin non ha fatto mistero della sua intenzione di ritirarsi, ma lo farà quando una soluzione politica sarà stata trovata. Il problema è che questo non dipende solo da Mosca e da Damasco. Ginevra dirà quali sono le intenzioni degli altri, degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita, della Turchia, di Israele, ciascuno dei quali vuole mandare le sue teste di legno al tavolo negoziale. E dunque la battaglia in questo momento è di prendere posizioni sempre più forti per essere più forti sul tavolo negoziale. La Siria che ho visto è un paese distrutto, ma non è morta. Se riuscirà a resistere fino in fondo, vorrà dire che per ora una guerra più grande sarà stata scongiurata.